Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la politica. Mentre si sta completando il lavoro di analisi delle liste in Corte d'Appello all'Aquila, i partiti si preparano ad un mese di febbraio denso per la campagna elettorale che ci condurrà alle elezioni del 4 di marzo. Proseguono le presentazioni delle liste in queste ore e questa mattina è stata volta del PD e di Liberi e Uguali. Vediamo insieme il servizio. Nessuna lista è stata fin qui esclusa tra le 20 presentate in Abruzzo per le elezioni politiche del prossimo 4 marzo, anche se alcuni schieramenti dovranno produrre integrazioni entro oggi per non essere estromessi. E questo all'esito dei controlli svolti dalle commissioni insediate presso la Corte d'Appello di L'Aquila, dove i partiti hanno presentato le proprie liste di candidati. Intanto sta per entrare nel vivo la campagna elettorale e le coalizioni e le liste presentano la propria offerta politica. Nel PD le polemiche non sono ancora sopite. L'area degli scontenti rispetto al lavoro della segreteria regionale e nazionale è vasta e le spaccature sono destinate ad allargarsi in caso di risultato negativo nelle urne. I riflessi immediati potrebbero verificarsi in Regione Abruzzo, dove i dissidenti della maggioranza e della giunta, vedi Donato Di Matteo, sempre critico nei confronti del presidente D'Alfonso, candidato capolista al Senato, potrebbero anche decidere di uscire dalla giunta nel dopo elezioni e a tal proposito sarebbe pronto un documento contrario alle azioni fin qui portate avanti dal presidente della giunta regionale. Sono felice di aver appreso che il nostro presidente, su richiesta di tutti gli uomini più importanti di Roma, l'hanno indicato come il punto di forza del nostro Abruzzo per il futuro politico della nostra Italia. Per cui questo nuovo pseudo-gasparismo imperante, legato a un uomo così strategicamente legato al fare o al pseudo-fare, per me rappresenta un fatto positivo. Spero per lui che prima o poi capisca che i tempi sono cambiati, siamo in netto ritardo, non abbiamo fatto granché bene, per cui c'è ancora tempo in quest'ultimo scambolo di imporre un cambio di rotta per cercare di fare qualcosa di significativo per la gente. A stretto giro risponde a tutti il segretario regionale del Partito Democratico Marco Rapino, che chiede agli iscritti al suo partito di giocare di squadra. Gli avversari sono gli altri, in campagna elettorale secondo me non si tratta tanto di avere avversari, ma bisogna incontrare i cittadini, spiegare loro quello che è stato fatto e fare con umiltà questa campagna per cercare di spiegare quello che fino ad oggi non siamo riusciti a spiegare, perché se c'è stato anche questo calo nei sondaggi è perché il Partito Democratico ha fatto degli errori a tutti i livelli e adesso è l'occasione appunto con un po' di umiltà di cercare di spiegare quello che non siamo riusciti a far capire bene. Anche in Liberi Uguali e la coalizione guidata da Pietro Grasso ci sono state diverse posizioni critiche rispetto alle candidature per Camera e Senato. Oggi c'è stata a Pescara la presentazione delle liste. Celeste Costantino, parlamentare uscente originaria della Calabria, spiega la ratio che ha guidato la scelta dei candidati. Allora, diciamo che c'è un giusto equilibrio per quanto riguarda questo collegio, perché abbiamo sia espressioni di candidature che provengono direttamente dal territorio, ma ci sono anche delle esperienze, come nel caso per esempio della mia, che provengono da altre regioni, nel mio caso dalla Calabria, che si stanno mettendo a disposizione di un progetto politico. Il Partito Democratico non è un soggetto privilegiato per noi, quello che facciamo lo facciamo in relazione a tutti tranne che alle destre, che per ovvi motivi non possono assolutamente vedere nessun tipo di comunanza e nessun confronto con noi, ma nel momento in cui sarà o il Movimento 5 Stelle o il Partito Democratico a essere il partito maggioritario in questo paese, ci confronteremo con le proposte che verranno avanzate. Andiamo avanti e adesso una notizia di cronaca. Una donna di 45 anni è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Pescara per le gravi ferite riportate dopo essere stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali a Lanciano in via Ciriaci. L'incidente è avvenuto attorno alle 8:45. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Municipale, l'automobilista alla guida è stata abbagliata dal sole e non ha visto la donna che stava attraversando la strada per raggiungere il marito in attesa nella loro auto poco distante. Sbalzata per oltre 10 metri, la donna è stata immediatamente soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale di Pescara.
Voltiamo pagina, trovato un accordo tra le parti per evitare il licenziamento di 9 dipendenti su 18 all'ex CRAB di Avezzano, centro per la ricerca in agricoltura. Mancano all'appello però ancora 18 mensilità arretrate dovute ai lavoratori. Vediamo insieme il servizio. Rinuncia alle indennità aggiuntive maturate e adesione ad una forma volontaria di part-time fino ad un massimo del 40% di riduzione dell'orario di lavoro per i prossimi 3 anni. Questa è la sostanza dell'accordo che ha evitato il licenziamento del 50% della forza lavoro dell'ex CRAB di Avezzano, oggi diventato CRUA, Centro Unico Regionale di Ricerca per l'Agricoltura. L'accordo tra l'ente amministrato da Rocco Micucci e i sindacati CGL e CISL e UIL ha evitato l'avvio delle procedure di licenziamento che invece sono partite per il Cotir di Vasto, ad esempio. Passa dunque per un sacrificio dei lavoratori, costretti a rinunciare ad una parte consistente del proprio salario, il risanamento del centro di ricerca marsicano, che, attraverso il contenimento dei costi, spiega l'amministratore Micucci, deve cercare il rilancio anche attraverso un impegno della regione. I dipendenti, comunque, sono ancora in credito di 18 stipendi. Una soluzione equilibrata che ha consentito di conservare la forza lavoro nella sua interezza, tranne che per una posizione che è quella del dirigente, in quanto non più prevista dallo statuto. Questo è solo il punto di partenza, l'accordo, tant'è che io non ho fatto altro che immediatamente convocare attraverso anche note scritte i soci per annunciare loro che avrei ribaltato le perdite di questo consorzio sui loro bilanci. Certo che la Regione Abruzzo, socio al 99,5%, finora non aveva molto chiaro il quadro. Adesso ha la possibilità di mettere in bilancio un piano di rientro del pregresso, assicurando quindi la possibilità di recuperare le 18 mensilità arretrate che questi lavoratori hanno. Nell'ambito del progetto Viaggio in Italia alla Corte Costituzionale nelle scuole, questa mattina il vicepresidente della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzio ha incontrato gli studenti del liceo classico D'Annunzio di Pescara. Paolo Renzetti. Questa è stata un'iniziativa che è stata promossa dal nostro presidente, da Paolo Grossi, che ha trovato poi l'accordo interessato, entusiasta direi, del ministro della pubblica istruzione e dell'università. E noi giudici ci spargiamo per l'Italia, nel senso che ognuno di noi andrà in una regione e incontrerà gli studenti e i docenti di quelle regioni. Io ieri sono stato all'Aquila, è stata una cosa per me molto, direi che è una cosa che ricorderò, sembra un po' retorico dire che ricorderò sempre, però così è, perché ho trovato degli studenti appassionati, interessati, che durante tutto il discorso, anche tutta la lezione, direi, ascoltavano con molto interesse, il che poi insomma mi ha convinto che quando si parla male dei giovani si parla ingiustamente male dei giovani, cioè probabilmente loro hanno bisogno di avere cose da noi, insomma, e però quando queste cose ce l'hanno le ricevono con passione, con entusiasmo. Quanto è importante parlare di Costituzione con gli studenti, con i ragazzi delle scuole? Ma il liceo mi è sembrato molto importante, perché poi dopo questa conferenza, lezione, non so come chiamarla, ci sono state tutta una serie di domande da parte dei ragazzi, moltissime, direi forse più ragazze che ragazzi. E questo è interessante, perché poi una delle domande era appunto se c'era ancora un problema di genere in Italia, c'era un problema di differenziazione, e direi quello che ho visto anche a scuola mi sembra che dimostri di no. E torno a dire, domande interessanti e domande che poi davano luogo a risposte che venivano considerate interessanti, perché vedevo che tutti gli altri studenti erano molto attenti. Cambiamo argomento, nasce all'Aquila il primo pronto soccorso psicologico per malati oncologici grazie al progetto finanziato per un anno dall'associazione Onlus L'Aquila per la Vita. 2 psicologi da domani saranno operativi nei reparti del nosocomio del capoluogo di regione. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. All'Aquila nasce, caso unico in Italia, un pronto soccorso oncologico che vedrà 2 psicologi a servizio della ASL e dei vari reparti che a vario titolo hanno in cura pazienti oncologici. Tutto questo grazie a un finanziamento privato dell'Aquila per la Vita, grazie alle donazioni dei cittadini. Nell'ambulatorio di terapia del dolore, 2 psicologi che hanno superato una selezione di altri 10 aspiranti, il dottor Paolo Mastro Gregori e la dottoressa Cristina Costri,
saranno pronti a ricevere sin da subito le richieste di aiuto e supporto. Un progetto che durerà un anno, con 44.000 euro messi a disposizione dalla Onlus Aquilana, con possibilità, come nelle intenzioni, di rinnovarlo. Finanziamento di 44.000 euro per un anno, rinnovabili evidentemente. Sono due psicologi che accompagneranno i percorsi dei malati oncologici, ma anche, forse soprattutto, anche quello dei parenti, perché è importante anche capire come rapportarsi con il malato oncologico, perché quando arriva la notizia ci si sente spauriti e soli, e avere due figure di riferimento che sanno di cosa parlano evidentemente è un servizio che noi ci sentiamo di dare alla nostra comunità. A coordinare il lavoro per l'ASL il professor Franco Marinangeli, per l'Aquila per la Vita invece il professor Paolo Aloisi, con la collaborazione dell'Ateneo Aquilano rappresentata dal professor Edoardo Alesse. Un lavoro, ha sottolineato il professor Marinangeli, che permetterà ai reparti di lavorare in sinergia. Qualsiasi reparto che abbia necessità di supportare un paziente o familiari del paziente può chiamare direttamente gli psicologi che andranno accorreranno in reparto e, diciamo, inizieranno il percorso di supporto psicologico al paziente o alla famiglia. I prossimi step sono già indicati: acquistare con l'asilo della Fondazione Carispac un macchinario per senologia, ha detto il manager Tordera, e riportare l'Aquila per la Vita a fare assistenza domiciliare, che poi è la sua vera mission. Progetti bloccati o rallentati dalla burocrazia, ma si sta lavorando per portarli avanti comunque. La ASL ci crede. Non soltanto per quanto riguarda la parte della cura, quindi legata alla profilassi chemioterapica, che come sapete è sempre molto difficile da sostenere, ma anche quando il paziente entra in ospedale, nella fase, diciamo, chirurgica, quando il paziente è in attesa di ricevere la notizia che deve fare l'intervento. Insomma, sono tutte situazioni che aiuteranno, noi ci auspichiamo, all'inizio con questi due giovani psicologi che sono messi a disposizione di tutta la filiera dipartimentale dell'ospedale San Salvatore. Cambio radicale per la Fiera Abruzzo, che da società per azioni diventa una società in-house della Regione Abruzzo. Il nuovo assetto giuridico è frutto della decisione della Giunta regionale, che porta a compimento un percorso durato 2 anni. Il nuovo assetto giuridico di Fiera permetterà a Regione Abruzzo di avere tempi flessibili nella gestione degli interventi in materia finanziaria. Inoltre, il nuovo assetto ha coinciso con un incremento del fondo a disposizione della società. Regione Abruzzo nel corso del 2018 trasferirà a Fiera oltre 50 milioni di euro quale dotazione per l'avvio di alcune misure inserite nella programmazione regionale ed europea. Inoltre, per Fiera ci sarà il compito di far partire il bando sui confidi. Saranno poi previsti fondi per le imprese delle aree del cratere sismico. Infine, è stato annunciato che addirittura d'arrivo la graduatoria delle aziende che hanno aderito al bando in de minimis nelle aree di crisi semplice. 373 le domande, 236 gli ammessi, per un importo complessivo di 19 milioni di euro. Andiamo avanti con il giornale. Con una sentenza destinata a fare giurisprudenza a livello nazionale, il TAR Abruzzo ha confermato la qualità di società in-house per Ecolan, che si occupa della gestione dei rifiuti in diversi comuni del Chietino, respingendo così il ricorso di Rieco per l'affidamento del servizio di igiene urbana nei comuni di Ortona, San Vito e Lanciano. Ecolan è una società in-house, a dirlo sono i giudici del TAR che respingono il ricorso presentato da Rieco contro l'affidamento alla SPA partecipata del servizio di igiene urbana ai comuni di Lanciano, Ortona e San Vito Chietino. Una grande soddisfazione per il presidente Massimo Ranieri, che commenta: giustizia amministrativa è fatta. Nella sentenza i giudici scrivono che la SPA dei 53 comuni soci del comprensorio frentano ha tutti i requisiti per una società in-house. Innanzitutto in merito alla attività prevalente, poi al controllo analogo e alla economicità. Tutti parametri fortemente contestati anche a livello politico e spesso oggetto di conferenze stampa da parte di esponenti del centrodestra. Le domande dei ricorrenti Rieco e Igam, socio privato di Ortona Ambiente, cui è subentrata Ecolan, erano 19, precisa il presidente Ranieri. Il TAR ci ha dato ragione su tutti i punti. Per la causa Ecolan si è affidata ad un legale specializzato di Milano. È una sentenza destinata a fare storia, precisa Ranieri. È la prima del genere emessa in Italia sulle società partecipate in house. Nel 2013, ricorda il geologo chiamato a gestire Ecolan dall'amministrazione Pupillo, siamo partiti
addetti con 26 dipendenti e 4 camion. Eravamo solo una centrale di committenza destinata a chiudere. A quel punto abbiamo deciso per la svolta e diventare operativi, una scelta che ci ha portato ad avere oggi 120 mezzi e 200 dipendenti. Con il bilancio inattivo è utile da restituire ai comuni soci per calmierare le tariffe dei rifiuti. Per il momento solo qualche decina di migliaia di euro, precisa Ranieri, ma l'inversione di tendenza è segnata. Minor conferimento di rifiuti indifferenziati in discarica corrisponde a un risparmio per i cittadini che fanno la raccolta differenziata. È la prima sentenza su società pluripartecipate come la nostra e quindi diciamo il punto fondamentale era proprio la questione del controllo analogo. Noi l'abbiamo appunto adeguato allo statuto attraverso questi comitati unitari dove i membri sono rappresentati dai sindaci, dei soci affidanti, cioè oggi sono 21, e dal comitato tecnico che valuta i progetti prima della diciamo, approvazione da parte del Consiglio di amministrazione. Nell'ultima classifica stilata da Banca del Mezzogiorno, il Confidi Abruzzese Intercredit si è classificato al primo posto assoluto, sostenendo 1.770 imprese che hanno avuto accesso a finanziamenti agevolati per oltre 142 milioni di euro. Aumentano le richieste da parte delle start-up, diminuiscono quelle invece delle imprese femminili. Sentiamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Prestigioso riconoscimento per il Confidi abruzzese Intercredit, che conquista il primo posto nella classifica stilata dalla Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale come il più importante intermediario finanziario della regione per accesso ai fondi pubblici, superando di fatto oltre 30 istituti bancari di caratura nazionale. Intercredit, attraverso la propria certificazione del merito creditizio presso il Mediocredito, tra il 2009 e il 2017 ha attivato la controgaranzia del Fondo Centrale, facendo accogliere ed erogare finanziamenti agevolati per oltre 142 milioni di euro a favore di 1.770 imprese abruzzesi. In particolare nel 2017, momento di contrattura generale dell'attività dei Confidi, Intercredit ha fatto registrare un'impennata della sua performance, sostenendo con la propria garanzia circa 1.000 imprese del territorio che hanno potuto accedere a finanziamenti pubblici per 70 milioni di euro. La tipologia di queste imprese offre uno spaccato sociale ed economico dell'Abruzzo. Il 50% delle richieste è arrivato da start-up operanti nel settore del commercio. Seguono le imprese artigiane nel campo dell'industria, del manifatturiero e a sorpresa anche dell'edilizia, che sembra essere in ripresa. Da registrare invece il forte calo di richieste di accesso ai fondi pubblici agevolati da parte delle imprese femminili. Torniamo all'Aquila, approvato il regolamento per gli impianti sportivi che ne disciplina l'uso. Vediamo. Il Consiglio Comunale dell'Aquila ha approvato finalmente il regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche, la concessione dei contributi, patrocini ed encomi per meriti sportivi e la definizione delle tariffe d'uso degli impianti sportivi. Il documento è stato illustrato in aula dall'assessore Alessandro Piccinini, prevede in particolare l'istituzione della consulta dello sport, quale organo di raccordo, partecipazione e confronto tra l'amministrazione comunale e il mondo dello sport cittadino, allo scopo di promuovere le attività e le manifestazioni agonistiche, garantire la sicurezza degli impianti e recepire le istanze provenienti dalle realtà sportive e dell'albo comunale delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. Ai fini della gestione degli impianti sportivi, questi ultimi vengono distinti tra quelli a rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica. Nella prima categoria rientrano la piscina comunale Ondina Valla, il complesso sportivo Santa Barbara, il circolo tennis L'Aquila, la palestra di basket di Piazza d'Armi, il palazzetto dello sport di Viale Ovidio, lo stadio del rugby Tommaso Fattori, lo stadio di calcio Gran Sasso d'Italia e Talacconcia, il palazzetto dello sport Pala Japan, l'impianto sportivo polivalente Centicolella e la palestra Paleangeli a Sant'Elia. Nella seconda categoria sono invece ricompresi la pista di atletica Isaia di Cesare, il campo di rugby di Piazza d'Armi e quello di Centicolella, oltre agli impianti sportivi di Arischia, Coppito, Monticchio, Paganica, Pianola e San Gregorio. In entrambi i casi, ai fini dell'individuazione dei gestori, verranno attivate procedure a evidenza pubblica, sebbene semplificate nel caso degli impianti privi di rilevanza economica.
Le strutture ricadenti nella prima categoria potranno essere date in gestione per un massimo di 20 anni. Quelle senza rilevanza economica per un massimo di 12 anni, che però scendono a 5 qualora la gestione venga affidata in forma gratuita. Il regolamento definisce anche il tariffario d'uso degli impianti sportivi e disciplina sia l'uso delle palestre scolastiche comunali che la concessione di contributi ordinari e straordinari, definendo a tal fine punteggi e criteri per l'assegnazione delle risorse, che tengono conto di fattori quali il numero e l'età degli atleti iscritti alle associazioni sportive e il tipo di attività svolta. E proseguiamo con il nostro giornale, andiamo a Lanciano. Il progetto della pista ciclabile su Viale Cappuccini non esiste, il comune non ha fondi per ripensare la mobilità nel quartiere San Pietro, ma nel 2019, precisa il sindaco Pupillo, potremo attuare il piano del traffico con nuovi sensi unici. Tutto verrà deciso con i cittadini con i quali c'è stata un'assemblea che andiamo a vedere nel servizio. Il progetto di una pista ciclabile in Viale Cappuccini non c'è. L'amministrazione comunale di Lanciano per il 2018 non ha i fondi, ma la mobilità alternativa è un argomento importante per la giunta Pupillo. A dirlo è stato lo stesso sindaco e i cittadini che hanno risposto all'invito dell'amministrazione di partecipare all'incontro pubblico nella scuola media Umberto I. Sulle sedie disposte a file di 11 posti ciascuna si contano 150 partecipanti circa. Nell'incontro hanno preso la parola diversi residenti, non solo del quartiere San Pietro. C'è chi ha avanzato la proposta di una pista ciclopedonale sull'area di risulta della ferrovia Sangritana, idea che piace anche all'amministrazione comunale, al posto del progetto Tram 3 di Tua, che sembra un'ipotesi poco sostenibile dal punto di vista economico. Si è ribadito il concetto di una città che vuole, attraverso la mobilità sostenibile, lenta, rispettosa dell'ambiente, dell'inquinamento acustico, dell'incidentalità, una città che noi vogliamo disegnare. Lo faremo insieme ai cittadini e a tutti i portatori di interesse, quindi le associazioni di categoria, i commercianti e tutti coloro che vorranno darci un contributo. Voglio rassicurare che non c'è nessun progetto in itinere, non inizieremo nessun lavoro. Chi ha messo in giro questa notizia, raccogliendo magari anche il sostegno di tanti cittadini, ha fatto qualcosa fuori tempo. Per quest'anno e per l'anno prossimo noi non abbiamo intenzione di iniziare. Probabilmente andremo a rivalutare tutto nel 2019 per poter, nel piano triennale delle opere pubbliche, poi inserire qualche intervento sul quartiere. E adesso siamo alla pagina dello sport, partiamo dalla Serie B e dal Pescara, ultima giornata di calciomercato, Delfino impegnato soprattutto sul fronte delle uscite. Latte Latte è tornato all'Atalanta, Cappelluzzo potrebbe fare rientro al Verona, Canutè è vicinissimo all'Ascoli dove andrà in prestito secco fino a giugno. Intanto questa mattina prima seduta in biancazzurro per l'attaccante Bunino e per il difensore Fiamozzi. Sentiamo Andrea Costantini. Prima giornata di allenamento per i nuovi calciatori del Pescara, Riccardo Fiamozzi e Cristian Bunino. Come vediamo nelle immagini, i due calciatori hanno sostenuto la seduta singola mattutina al Poggio e saranno a disposizione di Zdenek Zeman per la partita di Frosinone. Il primo prende il posto in organico che era occupato da Zampano. Il secondo va ad arricchire lo suolo di attaccanti che copriranno le spalle al bomber Pettinari ed arriva nello scambio con Mancuso fatto dalla Juventus per Bunino e Mancuso, contratto fino al 2022. Ma l'ex San Benedettese resta fino a giugno in prestito a Pescara. Assente oggi Emanuele Lattelat, l'esterno infatti rientra all'Atalanta in anticipo e quasi certamente resterà alla Dea per risolvere i malanni fisici che lo hanno tormentato finora. Diverse le situazioni in uscita da monitorare. Nelle ultime ore è spuntata la pista Ascoli per il senegalese Frank Canutè. Il direttore sportivo del Picchio, Cristiano Giaretta, punta al prestito secco fino a fine stagione per il centrocampista che stamani si è regolarmente allenato al Poggio, ma che ha perso posizioni nelle gerarchie di Zeman, il quale oramai nel ruolo gli preferisce Carraro. Nel pomeriggio ci sarà l'ufficialità. Ore decisive per Andrea Cocco e Pierluigi Cappelluzzo. Uno dei due dovrebbe partire dopo l'arrivo di Bunino,
Le offerte a Cappelluzzo non mancano, soprattutto dalla Serie C, ma il centravanti deve prima rientrare al Verona. Praticamente fatta per la cessione di Ransford Selassie al Lecce, fugati i dubbi sulle condizioni del centrocampista ghanese, il Lecce è prossimo all'annuncio. Luca Forte è vicinissimo al Monza, che comunque sta seguendo anche Khalil. Andrea Rossi, Ervoy e Milicevic molto difficilmente si accaseranno rispettivamente alla Casertana e all'Honved Budapest, quindi resteranno a libro paga del Pescara a meno che non si trovi un accordo per la rescissione del contratto. Stesso discorso può essere fatto per Guglielmo Stendardo, che non ha mercato e non rientra nei piani del Pescara. Anche in questo caso rescissione o stipendio pagato fino alla scadenza del contratto nel mese di giugno. Allo stato il Pescara ha preso in prestito il portiere Vidovšek dall'Atalanta per la primavera di Epifani, ma non c'è ancora il dodicesimo, che al momento è Savelloni. Resta in piedi tuttavia l'ipotesi Antonio Rosati in uscita dal Perugia, ma sul quale c'è l'interessamento anche della Salernitana. Non ci sono dubbi sulla permanenza di Luca Valsania, nonostante l'interesse mai sopito del Carpi. Per quanto riguarda l'impegno difficile dello stadio Stirpe contro il Frosinone di sabato, oggi Mattia Proietti ha fatto ancora palestra, certa la sua assenza. Allenamento regolare per Brugman, che ieri non aveva lavorato per precauzione, per un piccolo problema muscolare. Ballottaggio al centro della difesa tra Campagnaro e Coda, entrambi in buonissime condizioni. Ultime ore di mercato anche per il Teramo e dunque siamo alla Serie C. Praticamente fatto lo scambio di portieri Lewandowski-Bifulco con il Monopoli. Torna in Abruzzo dunque il portiere ex Chieti, Valle del Giovenco e Angolana. Sempre col Monopoli formalizzata la cessione di Lorenzo Paolucci, che torna al Pescara e gira il centrocampista alla società pugliese. In stand by lo scambio con la triestina Tulli a quadro. L'attaccante Riccardo Barbuti ha rifiutato la regina e ora il Teramo torna a trattare la sua cessione in prestito con il Gavorrano, che è già arrivato ed ha anche debuttato sabato scorso con la maglia del Teramo, e l'attaccante Salvatore Sandomenico, che andiamo ad ascoltare. Vediamo. È una bella sensazione, anche perché diciamo che questo è il mio campo fortunato, perché avendo fatto 3 gol su 4, quindi penso che ci sono i presupposti per fare bene. Speriamo questa volta a favore del Teramo, perché visto che è sempre segnato contro. Ho fatto, secondo me, più passi indietro, perché io penso che la fiducia che ho avuto dall'allenatore che ho avuto all'Aquila non l'ho avuto da Castellammare, da Viterbo e da Siracusa. Penso per un giocatore, cioè la fiducia dell'allenatore penso sia la base di tutto, perché pure secondo me un giocatore non tecnicamente forte c'ha la fiducia, c'ha tutte le potenzialità per fare bene. Spero che questa fiducia mi venga data qua a Teramo, che mi mettono in condizioni per fare bene, perché se io, almeno parlo io caratterialmente, io se so che il mister c'ha fiducia in me, la società uguale, io ho tutte le potenzialità per fare bene. Io mercoledì, quando ho saputo che mi dovevo trasferire a Teramo, io potevo partire giovedì, io sono partito venerdì sera e sono arrivato mercoledì sera, e sono arrivato la notte a Napoli, ho dormito a casa dei miei genitori e poi sono ripartito giovedì mattina per fare allenamento giovedì e venerdì. A sinistra do tutto me stesso, perché essendo un destro a piedi invertito magari ho più possibilità di andare verso la porta. Perché pure sabato, quando ho sterzato, ho dovuto mettere la palla in mezzo, mentre se era a sinistra magari avrei calciato in porta, capito? Ma il mister me l'ha detto che dovevo tenere più palla, però questo fa parte del calcio, magari potevamo prendere gol in un'altra occasione, magari che la potevo tenere di più e non l'ho tenuta, quindi ora dobbiamo pensare a Pordenone, perché ormai Ravenna è passato, perché gli errori fanno parte del calcio, però l'importante è subito ripartire, perché sabato abbiamo un'altra partita importante contro un'ottima squadra. È tutto per questa prima edizione del TG6. Prima di salutarci vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili sul sito www.tv6.it e sul nostro canale YouTube. È davvero tutto, grazie ancora e buon proseguimento con i nostri programmi.